La scodella di Bagnacauda, diciamo che noi che siamo meridionali tutti quanti, io, De Luca e Spadafora, proprio non si mangia normalmente a casa nostra la Bagnacauda. Ecco. Voleva dire che era un po' limacciosa la sentenza. Lui, secondo lei, le faccio una domanda secca, secondo lei è stato giusto assegnare il 3-0 alla Juventus a tavolino con un punto di penalizzazione al Napoli? Guardi, se c'è un giudice che l'ha deciso, io la rispetto. Poi ci sono dei ricorsi in corso, quindi sinceramente non entro nel merito. Inviterei De Luca più che altro in questo momento veramente a occuparsi del sistema sanitario campano, perché non mi pare che nei mesi, soprattutto durante l'estate, dopo la sua rielezione, abbia fatto granché e in questo momento, diciamo, i dati della campagna lo confermano. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, poi perché il Napoli ha fatto ricorso. Vediamo che cosa dirà, però il protocollo a cui faceva riferimento De Luca è un protocollo approvato anche dalla Lega e accettato da tutte le squadre, quindi non possiamo di volta in volta cambiare i protocolli e le regole a seconda che possa tutelare di più la Juventus o il Napoli. No, ma io capisco benissimo, diciamo che dal punto di vista di un cittadino normale, uno si chiede, ma se l'ASL mi dice di stare chiuso a casa e la Lega mi dice di giocare, io che devo fare? Sì, mi pare di aver capito che il giudice sportivo avesse degli atti per cui, diciamo, il Napoli sembrerebbe che abbia deciso ben prima Sospetto che l'abbia dell'autorizzazione. fatta apposta, questa è la Quindi cosa voglio dire, giusta. non lo so, io non ho gli elementi, non ho gli atti, non ho potuto leggere, ovviamente non compete a me, però se fosse così allora Ha probabilmente avrebbe. parlato dei dati della campagna. Lei è preoccupato per quello che sta accadendo in campagna? Ne ho parlato poco tempo fa, dopo in trasmissione oggi, sulle terapie intensive che si stanno saturando, Io insomma. sono molto preoccupato perché vede la Campania, la mia regione, il territorio dove io ritorno quasi tutte le settimane, e è stato facile chiudere e quindi anche il presidente De Luca è stato facile per lui farsi tanta pubblicità dicendo chiudiamo tutto e poi, diciamo, diventando noto con le sue famose frasi. Però adesso poi che bisogna riaprire e tenere in sicurezza non sta reggendo, non sta reggendo il sistema dei trasporti in Campania, non sta reggendo il sistema sanitario, non stanno reggendo molte cose di cui era responsabile la regione, quindi sì, sono molto preoccupato. De Luca ha fallito, quindi secondo lei, nella riapertura? Ma questo mi sembra evidente.